Grazie, buon pomeriggio anche da parte mia. Io colgo l'invito, però prima vorrei portare i saluti ovviamente del Ministero che ho l'onore di rappresentare oggi e anche ovviamente i saluti da parte del Ministro. So che era previsto un intervento alla fine, ma il Ministro non sarà presente, quindi mi è raccomandato insomma di scusarsi da un lato e ovviamente di salutare tutti coloro che sono intervenuti a questa giornata a cui io per fortuna, dico, ho potuto partecipare fin dall'inizio. Adesso non mi sottrarrò alla domanda che mi è stata posta, però volevo fare una piccola riflessione e digressione. Intanto dico al professor Paleari che il punto organico è full professor standard equivalent, quindi possiamo tranquillamente coniare, però ci vogliono quattro parole, in italiano ce ne basterebbero due. Stavo dicendo, io ho partecipato ai lavori di questa mattina e mi sono segnato diverse cose, poi me ne sono segnate alcune rispetto agli interventi che ci sono stati prima di me, e questa mattina i punti che sono stati in qualche modo toccati sono molti. Ha ragione il Presidente Fiorini a dire che non siamo in grado probabilmente di trovare una soluzione per tutti questi punti, ma i punti su cui è importante riflettere, le riflessioni sono state fatte, i numeri ci sono, le valutazioni ci sono i trend, c'è tutto quello che consente di fare una diagnosi accurata. Abbiamo un problema di numero di studenti diplomati che si iscrivono all'università, abbiamo visto che questo dipende da un contesto culturale, sociale ed economico. Abbiamo un problema di drop out, di perdita comunque di studenti tra il primo e il secondo anno dell'università. Abbiamo un problema di numero di laureati, evidentemente, abbiamo un problema di numero di laureati occupati, anche questo comunque è un problema, o comunque rispetto alle aspettative, e abbiamo visto che questo dipende dal contesto culturale, dal contesto economico, anche della famiglia. Abbiamo un problema, forse quello, oserei dire, più grave in questo momento, di una mobilità territoriale dal sud verso il centro, verso il nord in particolare, questo è un problema che veramente è rilevante. Poi abbiamo altri problemi, diciamo, sì, importanti, ma su cui magari non siamo esattamente noi che possiamo dare delle risposte, cioè un basso, perlomeno rispetto al contesto dei paesi OCSE, numero di ruoli dirigenziali in senso lato di persone in possesso di un titolo di terzo livello. Okay, questo è un altro problema comunque importante, secondo me, perché tipicamente diciamo, chi ha avuto l'opportunità, la capacità di raggiungere certi livelli di istruzione sa anche dare più chance a chi poi quei livelli di istruzione via via riesce a raggiungerli. Io poi vi parlo riprendendo alcune cose che sono state dette precedentemente, da persona che è abituata diciamo, abbastanza poco a dire, un po' di più a fare, ecco questo sì, credo che in questi anni effettivamente si sia cercato, e devo dire anche grazie alla collaborazione delle istituzioni che qui sono rappresentate, perché qui ci sono tutte, c'è la CRUI, c'è il CUN, c'è il CNSU, scusate, e c'è l'AMBUR, manca solamente il CUN. Per il resto sono tutte le istituzioni che in questi anni hanno lavorato per cercare di migliorare il sistema. È ovvio che hanno lavorato all'interno di un sistema in cui le risorse sono, ahimè, purtroppo, si sono ridotte di molto. Uno dei punti importanti, perché parto da questo, è cercare di accorciare quella filiera tra il dire e il fare. Questo, secondo me, è altrettanto importante. Non è solamente importante dire e fare, ma accorciare il più possibile questa filiera, e questo purtroppo nel nostro paese non sempre è accaduto. E questo è uno dei problemi più rilevanti, ed è uno dei problemi che ad esempio ha riguardato il diritto allo studio, che è uno dei temi che è stato toccato, ed è uno dei temi su cui probabilmente il nostro sistema può ancora fare qualche cosa per aiutare persone che vorrebbero accedere all'università ad accedere realmente alle università. Ed è vero che in questo abbiamo un paese estremamente differenziato, e qui poi vengo anche diciamo, alla sollecitazione rispetto diciamo, a questa velocità diversa che c'è nel nostro paese, dobbiamo riconoscerlo, i dati lo hanno dimostrato, c'è un aspetto secondo me molto importante da sottolineare, molto delicato da affrontare, ma fondamentale, che è quello della conoscenza e della sensibilità rispetto ai temi che stiamo affrontando. Io credo che oggi le persone che sono presenti, ad esempio, abbiano una forte sensibilità rispetto a questi argomenti, probabilmente hanno seguito l'evoluzione delle indagini Alma Laurea ogni anno. Credo che sarebbe importante che presentazioni come queste fossero fatte non all'università, ad esempio. Si cominciasse a fare presentazioni come queste
laddove i contesti che possono decidere o possono influenzare determinate decisioni avrebbero bisogno non solo di riportare sui giornali il fatto che condividono che nel nostro paese c'è un basso numero di laureati oppure c'è un problema di innovazione delle nostre imprese, però l'innovazione si fa con i laureati e noi laureati abbiamo difficoltà ad assumerli. Ecco, questi sono i contesti ad esempio in cui la presentazione di questi dati dovrebbe essere fatta e in cui anche le persone che hanno dei ruoli istituzionali importanti dovrebbero contribuire ad analizzare in qualche modo a trovare delle soluzioni. Problema della differenziazione, il problema della forte, diciamo, esigenza di valutare con attenzione le informazioni. Ad esempio, quello che noi possiamo fare è un intervento sul diritto allo studio, e qui è vero, c'è una distanza grossa tra il dire e il fare. La riforma del diritto allo studio probabilmente è il tassello mancante all'applicazione della legge 240, questo lo sa il presidente Fiorini, sappiamo tutti anche che è un tema più difficile dal punto di vista politico che dal punto di vista tecnico. È evidente che con tutte le informazioni che ci sono, la soluzione tecnica è alla portata, okay? Al netto ovviamente delle risorse che si vogliono stanziare su questa partita. Lì il punto delicato è il punto politico, evidentemente. Il punto politico che coinvolge diversi interlocutori, coinvolge lo Stato, coinvolge ovviamente gli studenti, coinvolge l'università, coinvolge le regioni. Io oggi ho scoperto inoltre una cosa in più, perlomeno nelle presentazioni precedenti di Alma Laurea, all'inizio, diciamo, uno degli aspetti era il rapporto scuola-università, poi scuola-università-mercato del lavoro. Oggi abbiamo scoperto che la filiera è famiglia, scuola, università, mercato del lavoro. Più andiamo avanti e più ci rendiamo conto che c'è un ulteriore attore che entra in questo percorso. Perché dico questo? Perché l'università quello che può fare, penso l'abbia fatto in misura significativa in questi anni e possa fare ancora qualche cosa nella misura in cui all'università viene data la possibilità di farlo. Perché dico? Perché ad esempio secondo me la struttura attuale del diritto allo studio non funziona, non solo perché c'è un problema di risorse, che c'è indubbiamente. E in questo problema di risorse gli unici che veramente hanno in qualche modo contribuito a cercare di migliorare la situazione sono gli studenti. Qua va dato atto agli studenti, va riconosciuto che gli studenti sono gli unici in questi ultimi 3 anni che hanno in tutte le regioni italiane aumentato la loro contribuzione sulla tassa regionale per diritto allo studio. Non posso dire altrettanto da parte di tutti gli altri interlocutori. È vero che lo Stato ha svolto un ruolo importante perché ha stabilizzato il Fondo Integrativo Statale a 150 milioni di euro. È ovvio che manca un attore in tutto questo che è il contesto territoriale. Contesto territoriale che prima di tutto deve riconoscere l'importanza, e questo è fondamentale, del valore del titolo di studio e l'importanza che i ragazzi non solo ottengano un diploma ma che possano iscriversi all'università. E credetemi che questo è un aspetto culturale, primariamente culturale. Dal secondo punto di vista, la gestione del diritto allo studio non ha funzionato in molte regioni. Non ha funzionato perché il diritto allo studio è di fatto in mano alle regioni in questo momento e non c'è sempre una simmetria totale tra regione e università. In molti contesti le regioni e le università delle regioni non sono esattamente allineate rispetto alle politiche del diritto allo studio. Però come posso fare io università a gestire il diritto allo studio quando la decisione è prevalentemente in capo alla regione? Perché dico questo? Perché ovviamente quello che l'analisi che sto facendo deve avere una conseguenza. Le regioni in cui sta funzionando meglio il diritto allo studio sono o quelle in cui c'è una fortissima, come dicevo poco fa, simmetria tra università e regione, o quelle in cui il diritto allo studio è gestito dall'università. Io da questo punto di vista non ho molti dubbi, mi rendo conto che sarebbe un'attività in più data all'università, però mi rendo conto anche che è probabilmente l'ultima possibilità che abbiamo su quel versante per consentire che le università che conoscono bene quella che è la realtà degli studenti e conoscono bene quali sono i problemi che gli studenti affrontano, anche in una relazione più stretta con le scuole, ormai però non possiamo più parlare di rapporto con la scuola della regione, ma con le scuole in generale, ma le università sono le uniche probabilmente che hanno la possibilità di incidere e di capire come indirizzare in maniera ottimale queste risorse, però devono avere la possibilità di farlo e di poter decidere su questo. In questo entra ovviamente in gioco l'aspetto poi della differenziazione eventuale
a livello territoriale, però qua pongo anch'io un interrogativo. Abbiamo visto dai dati di oggi, ma anche i dati non solo al Malaure, anche i dati in possesso del Ministero, è evidente che nel momento in cui noi andiamo a misurare le università, si sta parlando, in questa sessione si vuole anche affrontare il tema in qualche modo della valutazione, il tema dell'efficienza ed uguaglianza di opportunità, è ovvio che la valutazione connessa alla meritocrazia porterebbe a dire che ovviamente chi ottiene i risultati migliori debba in qualche modo avere anche la maggiore allocazione di risorse. In un certo senso questo è avvenuto in questi anni. Facciamo però attenzione che siamo un paese in cui i contesti di riferimento in cui lavorano le università sono altamente differenziati. Un passo avanti è stato fatto sicuramente col costo standard, che in qualche misura ha tenuto conto dei differenti contesti territoriali, riconoscendo da alcune situazioni diciamo, un differenziale di contribuzione da parte dello Stato. Però, come vediamo, diciamo, a parte che gli effetti si potranno misurare solamente tra alcuni anni, alcune parti del nostro territorio risentono dal punto di vista degli indicatori, dal punto di vista dei dati e quindi inevitabilmente dal punto di vista delle valutazioni, risentono e rischiano, in qualsiasi modo noi le valutiamo, di uscire da una valutazione in termini non esattamente, diciamo, brillanti. Perché dico questo? Perché dobbiamo anche quindi fare attenzione che ad invarianza di risorse, se la valutazione dà questi esiti, rischiamo di peggiorare ulteriormente il sistema che in questo momento stiamo fotografando. Di questo dobbiamo rendercene conto. Allora, questa è una riflessione che non riguarda evidentemente o esclusivamente il sistema universitario, ma questa è una riflessione che riguarda il Paese. Ed è una riflessione, dal punto di vista diciamo, quantitativo, che richiede ovviamente una fortissima attenzione sul piano finanziario, ma credetemi che è una riflessione che richiede, e i dati di oggi l'hanno dimostrato, anche una sensibilizzazione culturale, che nel nostro paese purtroppo a tutt'oggi ancora non c'è. È vero che fino a non molti anni fa nel nostro paese il problema era avere un numero sufficiente di persone in possesso del titolo di scuola elementare e quindi adesso la sfida ovviamente è un po' più elevata e partiamo un po' più indietro rispetto agli altri. Però l'eterogeneità che c'è, il contesto sociale, il contesto economico così altamente differenziato che c'è in questo momento in Italia, richiede una fortissima sensibilizzazione culturale. L'università, secondo me, è stata adeguatamente sensibilizzata, probabilmente anche fin troppo sensibilizzata, con tutti gli strumenti che in questi anni sono stati messi in campo. Forse, oggi come oggi, senza un intervento dall'esterno ulteriore, e con questo non voglio togliere responsabilità all'università, dico semplicemente che l'università deve essere complementare a qualche cosa che in questo momento io ancora non vedo. Quindi se io non lo vedo c'è il rischio che tutto quello che stiamo facendo consenta ad alcuni atenei, diciamolo francamente, di poter non solo competere a livello nazionale ma forse anche a livello internazionale, perché per fortuna abbiamo delle realtà che sono in grado di farlo, ma ad altri purtroppo di fare dei passi indietro che poi sono difficilissimi da recuperare. Thank you.